Abbiamo parlato di sostenibilità nel panel precedente, quindi credo che sia il momento di entrare nell'argomento che poi è uno degli argomenti principali dell'Agenda 2030. Abbiamo qua il piacere di avere ospite in presenza nel nostro studio l'avvocato Ilaria Caprioglio, già sindaco di Savona, e collegato abbiamo il dottor Antonio Ferrentino, che è il presidente delle città del Bio. Inizierei con la dottoressa Caprioglio, avvocato Caprioglio. Si parla di politiche di sviluppo sostenibile, sociali ed ambientali. Qual è il suo approccio? Qual è stato? Qual è la sua visione? Bene, innanzitutto grazie per l'invito. Io partirei da una premessa. L'Agenda 2030 non è così conosciuta e diffusa fra gli amministratori locali, o meglio, si conosce solo una delle tre gambe dell'Agenda 2030, cioè quella ambientale, e troppo spesso si tralascia quella economica e quella sociale, senza comprendere che ormai la sostenibilità è un fantastico volano per il mondo economico. Partendo quindi da questa premessa, parlerei prima delle difficoltà che ha un'amministrazione comunale, grande e piccola che sia, a declinare i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 all'interno del proprio DUP, cioè il documento unico programmatico. E non è semplice perché è necessario prima mappare lo stato dell'arte della propria città. E per mappare lo stato dell'arte quindi servono degli indicatori precisi, indicatori che sono più semplici per quanto riguarda tutti i dati afferenti alla sostenibilità ambientale. Pensiamo alla frazione di raccolta differenziata dei rifiuti, ad esempio, pensiamo all'efficientamento energetico, quindi al risparmio energetico degli edifici pubblici. È più complicato però quando guardiamo ai dati oggettivi del sociale. Non è semplice, spesso sono dati aggregati di provincia o di regione, comunque sono dati mai aggiornati. Questo lavoro però della mappatura è importante al fine poi di veicolare in modo efficace le politiche di sviluppo sostenibile laddove realmente sono necessarie. Dopodiché subentra la fase ancora più complessa, che è quella della progettazione che solitamente è molto complicata ed è una progettazione che va fatta in partnership tra il pubblico e il privato, anche talvolta con l'aiuto delle università. Ricordo che molte università fanno parte della RUS, cioè della rete delle università sostenibili, proprio per riuscire a trovare le risorse e per non rincorrere, come fanno solitamente l'amministrazione, i bandi solitamente europei o anche comunque i bandi ministeriali. E poi subentra nel momento in cui ci sono le risorse, la fase che tutti gli amministratori comunali conoscono, preliminare, definitiva, esecutiva, al bando di gara. Quindi gli anni passano, traguardano un mandato. Ecco perché io spesso dico che agire politicamente nel verso della sostenibilità talvolta non crea consenso, perché è un percorso lungo, è un percorso che dura sicuramente più di 5 anni, quindi di un mandato amministrativo, e non sempre la cittadinanza lo comprende. Per farlo comprendere la cittadinanza sicuramente è importante fare questo percorso in modo partecipato, cioè coinvolgerli, ma coinvolgerli realmente, non solo attraverso incontri in cui si spiegano i progetti. Ed è importante seguire poi la terza fase, quella più difficile, quella che pochissimi seguono, è quella del monitoraggio. Il monitoraggio delle azioni attraverso dati, anche qui oggettivi, precisi, puntuali, dati che poi vengono resi in modo chiaro alla cittadinanza, la cosiddetta accountability, e che fanno comprendere quindi la strada che si è percorsa. Ecco, questi sono gli step, i tre gradi che deve seguire un'amministrazione per poter agire effettivamente, mettere a terra l'Agenda 2030. Il più importante passaggio è quello però della formazione degli amministratori locali. A tal proposito ricordo che l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ha attivato da quest'anno la Scuola per il Benessere e il Futuro dei Territori, una scuola molto importante che già è stata Ha già avuto la prima edizione in Emilia-Romagna e in Liguria, grazie alle regioni, grazie
alla collaborazione della rete delle università sostenibili, grazie a una fondazione che ha sovvenzionato il corso e grazie anche a ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani delle rispettive regioni. È importante quindi la consapevolezza degli amministratori politici locali perché poi possano trasmettere questa consapevolezza ai cittadini, perché ricordiamo, e mi piace usare le parole e mi avvio a conclusione del sottosegretario delle Nazioni Unite, ricordiamoci che la vera sfida della sostenibilità si vince o si perde nelle città e che gli attori principali sono proprio i cittadini. Lei ha evidenziato un ulteriore aspetto nella sua narrazione ed è un aspetto fondamentale, cioè quello che per andare verso questo processo di sviluppo verso la sostenibilità c'è anche la necessità di dotarsi di competenze. Quindi qual è lo status dell'arte per i comuni italiani secondo lei riguardo alle competenze? Perché le progettualità, i finanziamenti, a volte le risorse ci sono, ma poi mancano proprio le competenze per poter mettere a terra le progettualità e andarli a trasformare in realtà, insomma. Beh, ha toccato un tasto dolente, perché a livello di personale le pubbliche amministrazioni sono tutte in una situazione di depauperamento del personale, un personale quindi scarso, numericamente inferiore a quello che sarebbe necessario, e anche anziano e quindi non formato. Pongo l'esempio delle risorse del PNRR. Ecco, il problema sarà avere il personale delle pubbliche amministrazioni in grado di gestire e di spendere queste risorse con progettualità precise, perché comunque sono risorse europee, per cui ci vuole una progettualità ben precisa per riuscire a giudicarsele, e una progettualità che va avanti nei suoi tre step, quindi preliminare, definitivo, esecutivo. E poi pensiamo ai bandi di gara su milioni magari di euro o anche comunque centinaia di migliaia di euro, dove c'è la necessità del RUP e che comunque sia ha una grande responsabilità, e anche quella è una partita da giocare. E è necessario quindi uno sblocco concreto delle assunzioni. Ricordo che ad esempio che i comuni in predissesto, sono molti i comuni italiani in predissesto finanziario, hanno il turnover bloccato, non è così semplice assumere, e anche nel momento in cui è possibile assumere, gli step da fare per un'amministrazione sono veramente lunghi e passano non mesi ma anni prima che si riesca ad assumere. Quindi questo è veramente un punto delicatissimo da affrontare, però quanto prima, perché le risorse sono lì, ci sono e vanno utilizzate. Grazie mille. Darei ora la parola al dottor Antonio Ferrentino, se ci sente in collegamento. Assolutamente sì, buongiorno a tutti e a tutte. Quindi chiederei al dottore una sua analisi, una sua visione relativa all'importanza della sostenibilità, e voi poi insomma ne avete fatto un cavallo di battaglia e fate una grande azione da questo punto di vista per gli enti locali e con gli enti locali. Quindi lascio a lei la parola. Buongiorno, intanto complimenti agli organizzatori per questa organizzazione di questo evento. Ma è ovvio, io ho ascoltato con attenzione quanto è stato detto fino adesso. Io intervengo nella qualità di presidente nazionale delle città del Bio, sono comuni piccoli, grandi città che hanno fatto della sostenibilità e delle politiche della qualità agroalimentare una delle loro azioni principali, e poi anche in qualità di rete dei comuni sostenibili. Nel gennaio di quest'anno Lega delle Autonomie Locali, Leganet e Città del Bio hanno dato inizio all'attività di questa rete. Sono già molte centinaia i comuni che in tutta Italia hanno aderito a questa rete dei comuni solidali. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di l'azione delle comunità locali per cercare di indirizzare lo sviluppo dei territori in modo sinergico e sostenibile. Questa rete sta lavorando
molto bene. Stiamo cercando di invitare i comuni a lavorare insieme, a mettere a disposizione le buone pratiche, perché riteniamo che quello che sono le azioni messe in campo da un comune possono rappresentare la traccia, l'agire comune per tutti i comuni. Quindi abbiamo individuato in modo scientifico 101 indicatori che nella pratica dei comuni cercheremo di monitorare e provo a sintetizzare quello che sono gli asset principali. Intanto misurare le politiche locali di sostenibilità, perché le affermazioni sulla sostenibilità poi vanno verificate, vanno monitorate. Invitare i comuni a imparare sempre di più a operare per pianificazione strategica, lavorare insieme, cercare di assistere i comuni, specialmente i comuni piccoli e medio piccoli, nell'accesso ai bandi europei, nazionali e regionali, proprio per le cose che venivano dette nell'intervento precedente. Moltissimi comuni, migliaia di comuni, non hanno le risorse di personale che possono mettere i propri enti nelle condizioni di partecipare a bandi europei, e anche la gestione del PNRR, di cui si diceva prima, per alcuni comuni diventa assolutamente un ostacolo quasi invalicabile. Quindi assistere i comuni con l'associazione Leganet, che può mettere a disposizione competenze e professionalità in modo assolutamente gratuito per i comuni, rappresenta una grossa opportunità. Quindi invitare i comuni a condividere buone pratiche e insieme lavorare per l'accesso ai progetti europei o ai fondi del PNRR, puntare moltissimo sulla formazione del personale, ma anche degli stessi amministratori, perché fino a qualche decennio fa l'attività di formazione degli amministratori veniva svolta dalle forze politiche, dai partiti politici. Oggi si arriva a fare il sindaco, si arriva a fare l'amministratore, molte volte soltanto portando in dote passione e la propria formazione professionale, ma nessuna formazione specifica. Quindi noi riteniamo che questo deve essere un punto importante. E poi, veniva detto già anche prima, il protagonismo dei sindaci. Noi riteniamo che questo paese ha una grossa risorsa. Ci sono 8.000 sindaci, alcune decine di migliaia di amministratori che con competenza, che con passione possono dare delle risposte importanti al sistema paese. I sindaci sono l'interfaccia prossima al cittadino e possono essere anche in grado di impegnare le risorse pubbliche, al di là, diciamo, di poche eccezioni, in modo assolutamente importante. Provo solo a dire alcuni indicatori che noi riteniamo siano estremamente importanti nella sostenibilità di questa azione: la disponibilità del verde urbano, misurandolo in metri quadrati per abitante, il consumo di suolo. Questo paese ha bisogno di recuperare, ristrutturare, non ha bisogno di compromettere ulteriore terreno fertile. Puntare sul tema dei rifiuti, di cui parleremo domani mattina, quindi sulla raccolta differenziata, sulla mobilità sostenibile, sull'illuminazione pubblica con emissioni con lampade a LED, sulla connessione del territorio. Questo è un altro tasto dolente. Centinaia di comuni oggi hanno una connessione difficile che li marginalizza ancora di più. La dispersione delle acque potabili. Noi che lavoriamo moltissimo con la Calabria, con la Sicilia, splendide regioni, che
che sulla dispersione delle acque potabili hanno percentuali che assolutamente nessun paese civile può più ancora permettersi. La possibilità dei posti negli asili nidi, tra qualche giorno ricorre il giorno della violenza sulle donne, ma noi riteniamo che la parità di genere vada praticata, è uno degli obiettivi per permettere a entrambi i sessi, entrambi i genitori, di poter adempiere a quello che sono le loro attività professionali, e quella di aumentare l'offerta dei servizi, quindi posti negli asili nidi, prodotti agroalimentari di qualità nelle mense scolastiche, la politica di housing sociale per le famiglie, aumentare la superficie con agricolture biologiche o agricolture di qualità, la rigenerazione energetica degli edifici. A questo proposito devo dire che sicuramente i bonus, quindi l'eco bonus 110%, i bonus facciate 90%, i sisma bonus, sono interventi importanti, hanno un grossissimo difetto, che hanno una valenza temporale molto limitata nel tempo, che sta producendo un impazzimento del mercato. Oggi i prezzi di molte attrezzature, di molti materiali sono enormemente aumentati, e sta diventando difficile oggi accedere a questi interventi, che sono interventi straordinari. Poi ovviamente la diffusione del wifi pubblico per connettere, l'impegno di aumentare la spesa corrente per la cultura. Questo paese ha delle potenzialità, parlo ovviamente del sistema Italia, ha delle potenzialità di giacimenti culturali che oggi vengono utilizzati e valorizzati in misura assolutamente insufficiente. E poi il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini. Ecco, sono alcuni degli indicatori che noi chiediamo ai comuni di mettere in campo, ma che vogliamo misurare con loro, ma che vogliamo monitorare nel tempo. Tantissimi progetti stanno partendo, e quindi la rete dei comuni solidali può rappresentare nella realtà e nel prossimo futuro uno strumento che i comuni potranno utilizzare con la possibilità di portare a casa dei risultati importanti per loro, ma per l'intero sistema paese. Ecco, questi sono alcuni degli elementi che l'Associazione Città del Bio e la rete dei comuni sostenibili, sta mettendo in campo per cercare di fare in modo che questo paese possa prefigurare uno sviluppo che però sia uno sviluppo sostenibile. Lo sviluppo non può essere coniugato a prescindere dalla sostenibilità. Mi sembra che questo ormai sia acclarato. Faccio solo un esempio che mi appassiona molto, quello della refezione scolastica, refezione ospedaliera. È un campo di attività che movimenta in questo paese circa 8 miliardi di fatturato. Ecco, noi diciamo, se al posto di fare politiche dissennate di acquisto di derrate alimentari a basso costo o al costo più basso, si prova a valorizzare le derrate alimentari che possono mettere in campo tracciabilità dei processi di produzione o di trasformazione, per mettere sulle nostre mense prodotti di qualità, noi se anche solo una percentuale del 30-40% di questo fatturato fosse nelle disponibilità delle aziende italiane, noi avremmo valorizzato un settore che
proprio durante la pandemia del Covid-19 ha visto accrescere le proprie difficoltà legate molto alla ristorazione poi privata, alla ristorazione nei locali pubblici. Quindi sono alcune delle azioni che i comuni possono mettere in campo nell'interesse dei propri cittadini, ma nell'interesse del paese. Ecco, direttore, la ringrazio assolutamente del suo intervento e di aver fatto questa bellissima panoramica e di avermi dato un assist per una domanda l'ultima domanda che vorrei fare al nostro ospite. Legandoci al concetto di sostenibilità, ma soprattutto di rete di sistema, oggi l'Agenda 2030 ci pone un'altra questione, quella di allargare a tutti gli stakeholder territoriali il coinvolgimento e l'azione diretta in tutte le azioni, di sostenibilità. Quindi la responsabilità sociale di impresa può essere uno strumento adeguato per sostenere le azioni dell'ente locale che magari o per mancanza di competenze o per mancanza di risorse, perché è molto piccolo, deve affrontare quotidianamente se vuole diventare un comune sostenibile? Ma sicuramente è importante la partnership, è l'obiettivo 17 dell'Agenda 2030, quindi fra pubblico e privato. Non credo che il privato si debba sostituire all'ente pubblico, questo assolutamente no. Inoltre bisogna cercare bene le aziende private che collaborano con gli enti pubblici. In questo periodo va molto di moda parlare di sostenibilità e molte aziende, molti privati si ammantano un po' di questa parola, fanno quello che viene definito lo smart washing, però poi in realtà se andiamo a vedere i loro bilanci non sono bilanci sostenibili. Ecco, quindi è importante la partnership fra pubblico privato, però con una scelta attenta da parte della pubblica amministrazione e veramente solo all'insegna della collaborazione, non possono assolutamente sostituirsi. Mi lasci aggiungere una cosa, ovviamente non si parla soltanto di imprese e istituzione, ma anche di un cambiamento dell'intero terzo settore, perché poi è quello che deve ricevere dall'impresa e rendersi disponibile all'istituzione. È un po' il mezzo, no? Che deve mettere a terra tutte quelle che sono le iniziative, quindi tradurre in azione concreta. E questa penso che sia un po' la sfida dei prossimi anni che andremo ad affrontare, anche perché i bilanci sociali diventeranno sempre di più un must che tutti dovranno poi adempiere. Quindi ringrazio i nostri ospiti e do appuntamento al prossimo panel. Grazie.